amici e amiche di YouTube, io sono Luce. Allora, ho deciso di ripetere il video per quel che riguarda l'amore e il ritorno. È una domanda veramente che nei consulti mi chiedete tantissime volte, quindi dall'ultimo video che ho fatto sul ritorno sono passati ben 2 mesi e voglio vedere un pochino di riaggiornare la situazione facendo oggi una nuova stesa dove andremo a chiedere alle carte napoletane se ci sarà un ritorno o se ci sarà un nuovo amore. Allora, prima di iniziare vi faccio vedere, ho fatto un po' di scorta di libri questa settimana perché adoro sempre informarmi per quel che riguarda il campo esoterico, è una passione che ho. Allora, ho comprato questo libro che si chiama Il manuale della strega. Poi vabbè, incantesimi con la luna, l'arte della strega, poi altri libri. Allora, vi voglio dare delle pietre, dei nomi di pietre per quel che riguarda l'amore, quindi proprio a tema di questo interattivo di oggi. Le pietre dell'amore sono l'ambra, il granato, la pietra di luna, la tomalina rosa, il quarzo rosa, il rubino, e la tomalina anguria. Queste sono le pietre dell'amore, per richiamare un po' l'amore. Potete portarle magari nella borsetta o comunque metterle vicino al comodino. Naturalmente le pietre, lo sapete, io sono fissata, dovete sempre prima purificarle, quindi potete passarle sul fumo dell'incenso o comunque magari sotto l'acqua corrente fredda, e poi quando c'è la luna piena esporle ai raggi della luna piena. Ok, queste sono le pietre per diciamo le pietre dell'amore. Le erbe, quindi i fiori, no? Per l'amore sono la rosa, la lavanda, la calendula, il gelsomino, e questi sono alcuni fiori per richiamare anche qui l'amore. Allora, possiamo iniziare con... vi ho voluto fare un piccolo omaggio, spero che siate contente. Allora, andiamo a fare la nostra stesura con le carte napoletane. Andiamo a chiedere di nuovo se ci sarà questo ritorno dalla persona... della persona amata, della persona che ci ha lasciato, ci siamo allontanati, magari non la sentiamo da un po'. Vediamo se ritorna, vediamo un po' se ci sarà un ritorno, se ci sarà una nuova relazione. Invece, vediamo. Allora, vediamo un po' per le ragazze e per i ragazzi che guarderanno questo video, quindi per le persone che guarderanno questo video, andremo a chiedere se ci sarà il ritorno della persona amata. Vediamo se ci sarà il ritorno della persona amata per chi guarderà questo video. Ok, c'è un allontanamento e un miglioramento. È uscita la carta dell'allontanamento e del miglioramento, quindi le carte già allo smazzo comunque mi parlano della rottura che c'è stata e comunque del miglioramento, il 4 di coppe al rovescio, quindi di una situazione che in qualche modo dovrà sbloccarsi o con un nuovo amore o con un ritorno. Allora, se ci sarà il ritorno. Ok, abbiamo fatto i mazzetti, oggi andiamo a mettere i fiori, rosa, scusate, bianchi sul primo mazzetto, i fiori rossi sul secondo mazzetto e infine i fiori rosa sul terzo mazzetto. Quindi andiamo a chiedere se ci sarà il ritorno, se ci sarà questo ritorno della persona che ci interessa, della persona a cui pensiamo. Scegliete il mazzetto che più vi chiama, quello che vi colpisce in base, non so, in base ai fiori, in base al vostro sentire istintivo, ok? Pensando a lui o a lei, quello che vi colpisce è quello giusto.
Ok, ricordo che più o meno durano 3-6 mesi queste stese. Vediamo un pochino. L'ultima l'abbiamo fatta a gennaio, quindi direi che possiamo ripetere questo video, eh? Allora, se ci sarà ritorno, ho preso il primo mazzetto con i fiori bianchi. Allora, ragazze, qua il ritorno non mi esce, quello che mi esce è un uomo o una donna comunque in silenzio. Quindi devo dire che ha in progetto di mandarvi un messaggio o comunque darvi sue notizie. Il progetto c'è, al momento lo vedo in silenzio, non parla. Quindi io qua devo dire che però non... Sinceramente non vedo una ripartenza, purtroppo, per chi ha scelto il primo mazzetto non vedo il ritorno, ma semplicemente un contatto, che siano dei messaggi, che siano, io più che altro direi messaggi, notizie di questo genere, magari un semplice messaggio come per dire come stai, una notizia, ecco, quindi è molto ambigua come cosa, non è un messaggio deciso, va bene? Qua non vedo il ritorno, ragazze. Vediamo un pochino con le altre carte, quelle che ho preso in Spagna, se invece ci sarà un nuovo amore per voi che avete scelto il primo mazzetto. Sì, sicuramente è una persona che non si è comportata bene, di conseguenza sta in silenzio, è meglio che stia in silenzio. Vedo che non si è comportata bene con voi. È come se scappasse. Io qua al ritorno non lo vedo, eh. Allora, vediamo se ci sarà un nuovo amore, una persona positiva in arrivo per le ragazze o i ragazzi che hanno scelto il primo mazzetto con i fiori bianchi. Allora, vediamo un po' se ci sarà una nuova persona. Subito c'è un'attesa, un cammino verso un nuovo inizio, rabbia e coppia, perfetto, è molto chiara questa stesa. Allora, mi parlano di un nuovo inizio con molta fatica da parte vostra, ci vorrà del tempo, vedete? Questa è la carta dell'attesa, quindi il 6 di bastoni mi parla di un'attesa. Poi c'è un cammino comunque verso il nuovo inizio, con difficoltà, però la conclusione è questa, quindi proprio la carta della coppia. Quindi posso dirvi che sicuramente col tempo arriverà una persona dove sicuramente costruirete una cosa, una relazione stabile. Proprio c'è la carta della coppia, il 2 di coppe, di conseguenza con rabbia. Con un 5 di spade e questo nuovo inizio, quindi sarà un po' difficile per voi, però comunque assolutamente ci sarà un nuovo incontro, sicuramente mille volte più positivo e più felice rispetto a quello passato. Ok, però ragazze, ci tengo a precisare che per queste carte qua io potrei anche vedere un nuovo inizio con questa persona qua, quindi sempre lui, perché qui comunque non ho figure nuove, quindi potrebbe sì benissimo essere un nuovo inizio dopo tante difficoltà che porta alla coppia, alla felicità, ma potrebbe anche essere che le carte mi parlano di un nuovo inizio con questa persona per la quale voi avete chiesto se ci sarà il ritorno. Può darsi che col tempo, quindi c'è proprio la carta dell'attesa, ci sia di nuovo questo nuovo inizio, con rabbia, quindi comunque con difficoltà per questo distacco, diciamo, per quello che questo distacco ha creato. Potrebbe essere sempre lui, questo uomo qui, ok? Perché comunque non ho figure diverse per quel che riguarda altri personaggi.
Quindi sicuramente ci sarà un nuovo inizio nella coppia, ma io vi do un 70% di probabilità che sia l'uomo per cui stiate chiedendo il ritorno, ok? Andiamo a fare adesso la stesura per il secondo mazzetto, quindi quello con le rose rosse. Allora, secondo mazzetto, se c'è il ritorno. No, anche qua no, ragazze, no, mi dispiace. Vedo che voi siete stufe di avere problemi, di questa situazione problematica. Sentite sicuramente un legame forte verso questa persona, però comunque questo legame forte, è come se anche vi, come dire, è come se vi siete pentite di sentire questo legame forte e quindi comunque c'è proprio la rottura, c'è proprio la fine, c'è il tre di spade e la fine è la rottura. È un no definitivo, posso dire questo. Non ripensate, non è giusto che voi abbiate ripensamenti perché comunque penso che questa persona, devo dire che probabilmente la conoscete già molto bene, quindi lasciate stare. Allora, andiamo a vedere se ci sarà un nuovo amore positivo, una nuova relazione. Allora, per le persone che guarderanno questo video, il secondo mazzetto, quindi abbiamo visto che qui il ritorno non c'è. Andiamo a vedere se ci sarà un nuovo incontro. Allora, ci di nuovo la rottura, eh? Allora, qui non mi esce la carta della coppia come nel primo mazzetto. È proprio un allontanamento graduale da questa persona. Vedete, c'è l'allontanamento, c'è lui, c'è la rottura. Quindi, ripeto, è una storia finita. Un allontanamento, l'uomo, la rottura, c'è la felicità e la carta del sesso. Cosa vuol dire? Probabilmente al momento lui non torna, ma evidentemente non avete voglia di costruire subito, immediatamente, una relazione stabile. Quindi magari potete avere dei rapporti un po' più superficiali, un po' senza troppo impegno. Questo è quello che mi esce per il secondo mazzetto. Vediamo il terzo mazzetto, le rose arancioni, i fiori rosa. Andiamo a vedere se c'è questo ritorno. Allora, un nuovo inizio. Mamma mia. Allora, questo qui a me spiace, però io devo dire quello che le carte mi dicono. È un po' più positivo rispetto a tutti e tre, però anche qua non c'è un ritorno nei prossimi 3 mesi. Queste sono stese che durano più o meno 3-4 mesi, su per giù, diciamo un 3 mesi, perché sono divise 3-4 mesi, diciamo. Qua lui pensa a un nuovo inizio, ci pensa, però comunque rimane in una posizione di riservatezza, rimane fermo. Ci sono ostacoli, c'è rabbia. Probabilmente quando stavate insieme non è che stavate poi così bene, non è che andavate poi tanto d'accordo. Lo vedo in attesa, probabilmente a volte pensa che sente la vostra mancanza, però ha anche tanti dubbi. Quindi questa persona secondo me non agisce.
La cosa che vedo io, sinceramente, è che a volte pensa a un nuovo inizio, ma poi non agisce. E quindi non vedo nemmeno contatti, e questo è il problema. Non posso dirvi, rispetto al primo mazzetto, mi sembra che vedevo dei messaggi, qua no. No. Qua c'è solo il suo pensiero. Pensa alle cose belle e pensa alle cose brutte, quindi alle cose positive, ma pensa anche alle litigate. E di conseguenza vedo che al momento, per i prossimi 3 mesi, questa persona non si esprime, si tiene un po' le cose dentro. Vediamo un po' se facciamo la domanda, se ci sarà una ripartenza con lui o se, perché qua è un po' rispetto agli altri due mazzetti, mi lascia uno spiraglio di luce. Vediamo un po' se ci sarà un nuovo amore. O se comunque con lui la situazione o con lei si sbloccherà, se non sarà fra 3 mesi, magari un po' più avanti. Allora, ci sarà un nuovo amore o sempre lui? Quindi terzo mazzetto, delle rose arancioni. Allora, c'è una nuova persona, ragazze. C'è una nuova persona anche per voi. Mi esce che è come se alla fine rimane questo bellissimo ricordo, questo tentennare, non sapere cosa fare, che strada prendere, però alla fine si sceglie il proprio bene. Il proprio bene qual è? Stare per un attimino da sole e poi arriva l'incontro con questa nuova persona che è positiva, è una persona nuova. Devo dire che in questi 3 mazzetti il ritorno non mi è uscito, però come voi sapete io devo sempre dire la verità, sempre dirò la verità, quindi marzo, aprile, maggio e giugno, per chi guarderà questo video, purtroppo non vedo il ritorno di coppia definitivo. Situazioni sicuramente diverse l'una dall'altra, però comunque il ritorno proprio di coppia purtroppo al momento non c'è. Va bene? Per tante di voi comunque sicuramente ecco, non ci sarà l'essere suore di clausura, ci saranno comunque nuovi incontri, quindi la vita va avanti e seppur a volte magari capisco che può essere difficile, ci saranno sicuramente degli incontri che saranno anche positivi, ok? Ragazze, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona settimana e ci vediamo presto con altri video. Luce.